Cominciamo dal primo caso, la sorgente in movimento, il microfono, l'osservatore sta fermo rispetto all'aria. Vogliamo dimostrare questa formula che abbiamo discusso prima. I simboli, anche quelli nel disegno, sono spiegati in questo elenco. Vediamo quindi la dimostrazione di questa formula. Abbiamo tre fotografie istantanee. Nella prima fotografia la sorgente S genera uno dei suoi fronti d'onda. Questo fronte d'onda si propaga immediatamente alla velocità del suono, mentre però la sorgente si avvicina all'osservatore che sta qua. Si avvicina con velocità V. La seconda fotografia è fatta dopo un periodo. Nel caso della macchina di Formula 1 il periodo è un duecentesimo di secondo, perché il motore girava a 200 giri al secondo, 200 Hz, e quindi emetteva 200 fronti d'onda al secondo. Quindi dopo un duecentesimo di secondo la sorgente è arrivata per esempio in questo punto e da lì emette il fronte d'onda successivo F'. In questo intervallo di tempo pari a un duecentesimo di secondo la sorgente ha percorso questo spazio V per T. Spazio uguale velocità per tempo, il tempo che è trascorso è un periodo. In quello stesso tempo, cioè in un periodo, però il fronte d'onda che partiva da qua insieme alla sorgente, viaggiando più veloce della sorgente, è arrivato fino a questo punto e ha percorso una distanza che è velocità del suono per T, che va questa distanza da qui fino a qua giù. Qui ci ho messo l'osservatore, ma l'osservatore lo poteva anche mettere in un altro punto. Non era importante, l'importante è che sta fermo nell'aria. Per semplicità immaginiamo che l'osservatore stia qui e in questo momento riceve il fronte d'onda che era stato emesso qua. Ora la domanda è: quanto tempo passa tra la ricezione da parte dell'osservatore di questo fronte d'onda e la ricezione del fronte d'onda successivo F' che è stato appena emesso e che si propagherà verso di lui? Cioè quanto tempo passa per l'osservatore tra la ricezione di due fronti d'onda successivi F e F'? Non passerà un duecentesimo di secondo. Passerebbe un duecentesimo di secondo se la sorgente rimanesse ferma, ma siccome la sorgente avanza e schiaccia questi fronti d'onda, li comprime, cioè li infittisce nello spazio davanti a sé, allora passerà meno tempo di un duecentesimo di secondo per l'osservatore per ricevere due fronti d'onda successivi. Per calcolare questo tempo, che chiamiamo T', cioè il periodo di ricezione, che sarà minore del periodo di emissione, per calcolarlo dobbiamo calcolare la lunghezza d'onda dei fronti d'onda emessi dalla sorgente. Infatti sappiamo che la sorgente, abbiamo appena detto, che infittisce tutti questi fronti d'onda davanti a sé, e la lunghezza d'onda è la distanza fra nello spazio fra un fronte d'onda F e il fronte d'onda successivo. Basta fare la sottrazione tra lo spazio percorso dal fronte d'onda precedente, che è questa freccia rossa, VST, meno quest'altra freccia verde, che è la distanza percorsa dalla sorgente. Quindi lo spazio percorso dal fronte d'onda F meno lo spazio percorso dalla sorgente, VST meno VT, VS meno VT, è la lunghezza d'onda che separa un fronte d'onda dall'altro nello spazio. Come è scritto qua, la lunghezza d'onda, distanza fra due fronti d'onda vicini, vale questo valore qui. Per sapere quanto tempo ci mette questo fronte d'onda F' a coprire questa distanza lambda e arrivare anche lei all'osservatore, cioè per scoprire quanto vale il periodo di ricezione T', basta fare la formula inversa della velocità, cioè dividere lo spazio da percorrere, lambda, questo, diviso la velocità del fronte d'onda che corre, che è la velocità del suono. Sostituiamo al posto della lunghezza d'onda la formula di prima e quindi abbiamo questa formula qua. T', il periodo di ricezione, è 1 meno la velocità della sorgente diviso la velocità del suono per il periodo di emissione. Si vede che il periodo di ricezione è minore del periodo di emissione, proprio perché questo fattore è minore di 1, è 1 meno qualcosa. Quindi T' è minore di T. Questo è logico. Se la sorgente si sposta in avanti ed emette fronti d'onda ravvicinati nello spazio, allora l'osservatore li riceve distanziati nel tempo
da un intervallo T' minore del tempo di generazione T. L'animazione virtuale, l'abbiamo vista, è un'altra, non è fisica, è quella dell'ape, va bene lo stesso. Questi sono i periodi, quindi periodo di ricezione, periodo di emissione, dobbiamo passare alle frequenze per ricavare la formula, quindi facciamo l'inverso di questi periodi, questo fattore va al denominatore e abbiamo che la frequenza di ricezione è maggiore della frequenza di emissione. Questo perché l'inverso di un fattore che era minore di 1, l'inverso è un numero maggiore di 1. Quindi l'osservatore percepisce una frequenza F' maggiore più alta di quella emessa, quindi il motore suona con una nota più alta rispetto alla nota che emette veramente, cioè la nota che sentirebbe il microfono, l'osservatore, se fosse fermo ai box insieme alla macchina. Se invece il microfono è fermo però a metà di un rettilineo e la macchina gli corre incontro, il microfono sente una nota più alta. Nell'esempio che avevo fatto prima non sente 200 Hz, ma ne sente per esempio 250. Il caso dell'allontanamento, cioè quando la Formula 1 ha superato il microfono che sta a metà rettilineo e prosegue allontanandosi dal microfono, si può ricavare subito dal caso precedente semplicemente cambiando segno alla velocità della sorgente. Anziché V ci si mette meno V a indicare che la sorgente va nel verso opposto. Infatti possiamo immaginare come se la sorgente invertisse il senso di marcia, il microfono sta a destra, la sorgente arriva, la macchina arriva da sinistra, invece di superare il microfono e proseguire possiamo immaginare che inverta il senso di marcia, torna indietro con velocità meno V. Alla fine l'effetto è lo stesso, è comunque la sorgente che si allontana dal microfono. E questo spiega perché appunto bisogna cambiare il segno, anziché il segno meno, con la velocità negativa questo segno diventa più. Dunque il segno meno in caso di avvicinamento della macchina al microfono, il segno più in caso di allontanamento.